luogo a un dibattito, domande e risposte, perché chiaramente ci sono tante cose che spesso mi chiedete, abbiamo Beppe, approfittiamo, quindi senza nessuna preoccupazione, tanto siamo tra loro, siamo tutti amici, ogni tipo di domanda, di dubbio, oppure su quello che verrà detto di approfondimento, facciamo proprio un botte e risposta. Quindi una riunione molto concentrata, senza interventi particolarmente lunghi, ma proprio per spiegare come andare avanti, perché ci sono ottime prospettive per andare. Do la parola al segretario nazionale Beppe Di Santo, Stefano Luzzi. Grazie, io farò un'introduzione brevissima proprio per fare questa cosa umana tra di noi. Allora, risultati elettorali. Prima lezione, non, come dire, non guardare mai l'ombelico, cercare di capire il suo movimento generale, perché può capitare che uno vince e non se ne accorge qualche volta, è un paradosso. Ne parlavo con un amico carissimo di Napoli ieri sera. Allora, diciamo così a naso, perché non voglio farlo lungo, ma queste lezioni hanno registrato un primo segno, come si può dire, strutturale, profondo, di crisi degli attuali equilibri, di tutti gli establishment attuali. Questo è il punto centrale, quindi da questo punto di vista dovete fare lo sforzo umile di non abboccare le varie ricostruzioni partigiane, nobilissime, peraltro uno cerca di dire che ha vinto, ha perso di meno, ha vinto a Caricatì, ha perso a Milano, insomma. In realtà, guardando i dati quantitativi, ma anche i processi politici, penso che si debba partire da questo. Se voi andate a vedere i voti reali in tutti i comuni capoluogo, ho la scheda qui ma non vi annoio, per esempio il PDL ha perso dappertutto, in modo clamoroso, in termini percentuali.